Questa domenica il Vangelo che ci viene proposto ci lascia un poco stupiti. Il linguaggio di Gesù in effetti ci stupisce molto, non poco, perché ci dice addirittura devi amarmi di più. Chi non mi ama più di suo padre, sua madre, non è degno di me. Ma dobbiamo coglierlo nella sua valenza spirituale, nel suo spessore più profondo, questo messaggio. E non è che Gesù voglia farci, insomma, indurci ad una gara, no? Sa bene che potrebbe ritrovarsi perdente, perché non può non amare il padre, la madre. Qui si tratta piuttosto di amare di più, ecco, quel di più. Tutto si gioca in questa espressione, chi non mi ama di più, è quel di più che ci chiede nell'amore verso il prossimo, nell'amore verso i fratelli, le sorelle, verso i genitori, i familiari, ci chiede di immettere anche questa dimensione nuova, no, dell'amore per lui e porre lui al centro, evidentemente, al centro di questi amori, perché poi questi amori traggono origine dall'unico amore che è Dio, come dice Giovanni, Dio è amore. C'è un altro aspetto poi che non dovrebbe essere sottovalutato, chi non è capace, no, di portare la croce. Ecco, quando si parla di croce, in genere si fa riferimento a qualche cosa di triste, di doloroso, no? Qualche malattia da portare, qualche peso, ecco, che incombe sulla nostra vita. In realtà invece qui si vuole parlare proprio di amore, ancora una volta, quell'amore senza misura che ha caratterizzato proprio l'intento della vita di Gesù. È lui che si è donato su quella croce, si è immolato per noi, ci ha testimoniato di amarci infinitamente. E dunque il criterio per amare deve essere quello della croce, del crocifisso, di colui che si dona, come una madre, no? Che è disposta a soffrire lei piuttosto che far soffrire un figlio, almeno una madre che non sia, si ritrovi in una situazione patologica in generale, vorrebbe questo, no? Che il figlio non soffrisse. E così anche noi, come buoni cristiani, dobbiamo essere capaci di amare così, nello stesso modo, di immolarci, di amare senza misura come Cristo. Credo che questo sia il messaggio, il centro del messaggio di questa domenica, e che a Don Torino Bello era molto caro, no? Questo messaggio, amare sine modo, senza misura, caritas sine modo. È famosa quella frase che fu posta dal parroco del Duomo di Molfetta dinanzi ad un crocifisso che era stato posto in una situazione provvisoria, era stato messo un cartello, collocazione provvisoria. Ecco, questa è l'interpretazione di Don Torino Bello, diventa teologica. La croce è una collocazione provvisoria, la morte è un passaggio. Ci sarà la resurrezione. Ecco, se tu porterai la croce, vivrai la gioia della resurrezione, la gioia dell'amore verso Dio e verso i fratelli. Buona domenica a tutti.